Ciao a tutti ragazzi e bentrovati in un nuovo video qui sul canale. Oggi andremo a fare questo mega unboxing con questi due super mega pacchi by Novrich. All'interno di questi due pacchi ci sta un ordine che ho fatto in quanto rivenditore e ci sta anche un regalo che il buon Chris mi ha voluto fare. Procediamo quindi semplicemente ad unboxare il tutto per poi andare a vedere il contenuto di questi due pacchi ed infine vi parlerò di questo nuovo prodotto che Novrich mi ha spedito e che per il quale farò un video recensione, una review dedicata. Andiamo quindi a scoprire il contenuto di questi due bei pacchi. Poi vediamo che subito in prima linea c'è il nuovo SSR4, la sua replica d'assalto. Da un rapporto qualità-prezzo veramente veramente interessante. Questo prodotto molto probabilmente io lo proporrò poi a Sito e SC Works andandogli ad apportare un leggero soft custom. Probabilmente andremo ad lavorare il gruppo pop-up andando ad installare un sistema di tipologia flat e andremo sicuramente a rivedere il gearbox controllando l'allineamento e reingrassando perfettamente gli ingranaggi che manterremo di serie. Se poi noteremo qualche, diciamo, bug strutturale, andremo sicuramente a sostituire la meccanica necessaria ad essere sostituita con materiale FPS, il nostro buon amico Luca. Proseguiamo e ci sta un altro SSR4. Non ripeto le stesse cose. Poi dopo le andremo a vedere fuori dalle loro scatole. Il buon Novrich propone le batterie della Blumax, che sono delle batterie rinomate per la loro qualità prestazionale, quindi diciamo manteniamo questo standard per queste sue repliche. Come di consueto, il buon Novrich ci fa avere degli adesivi. Andiamo a vedere. Ma anche delle simpaticissime patch su misura. In questo caso ci sta raffigurato un SSG10 e ovviamente il logo suo. Bene, continuiamo con gli accessori e troviamo una valanga di caricatori per SSR90, il P90 di Novrich, che ho trattato qualche settimana fa. Mi è piaciuto veramente tanto, proprio per la qualità costruttiva, devo dire, un prodotto eccezionale. Ho avuto veramente tanta richiesta da quando ho pubblicato su Instagram storie e post e quindi diciamo ci stiamo attrezzando anche per iniziare ad importare i P90 qui in Italia. Poi sono presenti due molle che occorrevano a me per completare dei custom di WSR, altri mag P90 che mi sa che mancavo, avevo chiesto, però me l'ha inviato un po' di più. Questo ve lo faccio vedere dopo. Abbiamo i mag secondari per SSR4, il suo M4, li andiamo a brevissimo ad unboxare. Volevo prima chiudere tutto quanto quello che era presente all'interno. Bellissima la confezione di questi mini dot. Ok, bellissimo, bellissimo. E di questi mini dot ne abbiamo due. Perdonatemi, red dot. Banale carica lipo. Questo sempre ve lo faccio vedere dopo. Bene, qui abbiamo il loro minimal chestering in colorazione ACP. Stiamo facendo una configurazione, come avete potuto immaginare, ovviamente per giocatori con tipologia M4 d'assalto. Quindi abbiamo pensato che questo minimal chestering, abbinato poi a tutte quante le loro varie tasche, sempre Novrich colorazione ACP, possano essere idonee per un utilizzo in campo. E sono fermamente convinto di questa cosa. Quindi di questo qua, ora lo apriamo. Bellissima anche questa tasca universale. Devo dire ragazzi che la linea di tessuti Novrich a me è piaciuta veramente tanto. La fanno in Austria, poi sicuramente avranno delle affiliazioni con aziende in Cina, però la progettazione, il ragazzo che sta dietro, la parte tessile è veramente in gamba e la loro qualità a me piace veramente tanto. Altre tasche. Questi li faccio vedere dopo. Mi hanno regalato dei 0,36 bio da sniper, apprezzatissimo, grazie mille Nori.
L'ottica per eccellenza 1,4x20, una qualità costruttiva e funzionale di questa ottica fuori dal comune al prezzo di 110 euro. Senza parole, non so come abbia fatto. Ancora marche per M4. E infine qui abbiamo una ghillie per, diciamo, fucili da sniper, in questo caso classico VSR. La colorazione è Everglade, quindi ora ci divertiremo a fare un bel crafting in compagnia ovviamente della GM Bike Team Mustang. Bene, abbiamo svuotato la prima super scatola e quindi già so cosa mi aspetterà in questa seconda scatola. Però prima faccio un attimo largo e andiamo a vedere l'SSR4. Andiamo quindi ad aprire questa fantastica confezione che, ragazzi, niente da dire, minimal, tutta nera con l'immagine dell'SSR4. Andiamolo subito ad aprire, non ci dilunghiamo troppo. Copertura, libretto di istruzioni che non mi interessa minimamente, e andiamo a vedere. Wow, ragazzi, non so che cosa dire, nel senso, ultimamente io sto lavorando parecchio con i fucili d'assalto, GEG e quant'altro, però non ci sta proprio nulla da invidiare. A livello costruttivo parlo, quindi proprio come sensazione tattile, a fucili più blasonati. Mi piace veramente molto, è molto clean. È molto molto clean. Bello. E ovviamente in dotazione ci sta un mag. Bene, abbiamo visto. Chiudiamo tutto e procediamo con il secondo pacco. Prima di procedere con il secondo pacco, vorrei vedere insieme a voi il Red Dot Scoop, che sono veramente curioso. Molto bello. Non è sicuramente un Red Dot di fascia altissima, ma non è neanche fatto male, eh? Devo essere sincero. È un buon Red Dot, poi lo andremo sicuramente a testare bene in campo. Sicuramente la batteria non c'è, quindi è inutile che provo ad accenderlo. Sicuramente sopra l'SSR4 ci può stare solo che bene. Benissimo, arrivati a questo punto, direi di procedere aprendo il secondo paccone. E qua già si vede la sorpresa che il buon Norwich mi ha voluto spedire. Quindi, niente spoiler, procediamo subito. Boom! SSQ22, probabilmente il primo in Italia, non lo so, non mi interessa. Allora, facciamo subito le dovute premesse per quanto riguarda questa piattaforma. Ho visto ovviamente le recensioni anche di Mustang, con il quale io collaboro, che non è stato soddisfatto delle performance dell'SSQ22. Diciamo che, conoscendo molto bene le piattaforme GBB, trattando molto con IK, trattando molto con AP01, con l'MK23, già penso di immaginare quali possano essere eventualmente le caratteristiche negative di questa piattaforma, ma già ritenevo necessario andare a fare degli interventi per ottenere un SSQ22 al 100% performante. Io non pretendo, sono sincero, da una replica che è relativamente economica per essere GBB, che sia out of the box perfetta. Come tutte quante le pistole che io tratto, out of the box neanche le vendo, perché per quanto il controllo qualità dell'azienda possa essere efficace ed efficiente, le piattaforme GBB richiedono sempre e comunque un occhio di riguardo. Quindi gli SSQ22 che io tratterò in futuro, ammesso che poi mi piacciono, ma credo di sì, lo immagino perlomeno, non saranno originali Norwich, avranno un occhio di riguardo da parte della SC Worlds, da parte del mio laboratorio, della mia officina, e monteranno quasi sicuramente, anzi direi sicuramente, il gommino Hulk Gen 2.
andiamola ad aprire perché non sto più nella pelle. Allora, premesso che tu apri e ti trovi benvenuto nella famiglia. Ora non so se questa scritta viene data a chi poi va a fare la recensione o se viene data a tutti quanti coloro che acquistano SS Crew 22, però è molto simpatico, apprezzo molto. Solita copertura e vai. Arriva smontata. Allora, ragazzi, io non ho visto recensioni di unboxing di altri youtuber, quindi per me è proprio un primo impatto come a voi. Allora, arriva smontato, va benissimo. Ma si è fatto bene. Monta un gommino Maple Leaf della serie siliconica. Speravo ci fossero i click, ma poco importa. Ragazzi, lo testeremo e faremo un video dedicato per questa piattaforma nelle prossime settimane. Di primo impatto, ragazzi, mi sembra fatto veramente bene. Sti caricatori a banana non mi piacciono, sono sincero. Però che gli vuoi dire? Che gli vuoi dire? Bellissimo. Mi piace tanto, sono sincero. Prima, durante l'unboxing del primo pacco, vi avevo detto che vi avrei fatto vedere successivamente queste cose perché erano spoiler. Si trattava banalmente di caricatori extra per l'SS Q22 e qui avevo fatto proprio richiesta ad Ash, se non vado errato, il ragazzo che si occupa del management, che mi ha contattato, di potermi inviare vari nozzle perché ero molto curioso di vedere poi la parte più meccanica di questa piattaforma e difatti me ne ha inviati 4. Quindi sarò molto curioso di fare dei test anche con tutti quanti i vari nozzle che Novrich propone per capire un attimino poi il funzionamento più tecnico più che poi pratico. Continuiamo con aprire questi super pacchi. Via. E mi sa che siamo arrivati. Se la mente non mi inganna, non dovrei aver ordinato altre cose. Qui ci sono gli SSR 90. Ce ne sono due, uguali ovviamente. Bellissimo. Come ho detto, ragazzi, questo qua non è un video recensione, è semplicemente un unboxing, quindi mi limito a dire bellissimo perché oggettivamente questo materiale è bello, tutto ciò che abbiamo visto fino ad ora è bellissimo e non ci sono altre cose che potrei aggiungere. A livello tecnico, diciamo, mi esporrò in maniera individuale per ogni piattaforma con dei video dedicati. L'SSR 90, questa qua, ragazzi, è la versione over jowl, in quanto a livello meccanico è superiore rispetto alla versione a un jowl. Ovviamente poi andrà, si riporta a 0,99 jowl, però mantenendo la meccanica rinforzata che Novrich propone. Ed è una scelta, una configurazione che io ritengo più logica e non capisco neanche perché Novrich non lo faccia di serie, nel senso, perché non mantenga la meccanica rinforzata e poi va banalmente a cambiare la molla. Diciamo, io con l'altro P90 di 2 settimane fa ho fatto esattamente così e non ho riscontrato alcuna problematica per quanto riguarda questo switch di molla. Siamo curiosissimi anche dei mag maggiorati che Novrich sta proponendo, ancora sono in work in progress, da 190 pallini se non vado errato, mentre questi sono da 100. Tutto ciò lo troverete a sito. Bruttissima questa scritta made in China, però vabbè, ci sta, lo deve mettere. Beh, ragazzi, le conclusioni sono le seguenti. Tutto quanto questo materiale che è arrivato, per quanto mi riguarda, è nuovo. Non è materiale che ho trattato in questi anni, quindi prima di dare delle considerazioni definitive e finali, mi ci vorrà un po' di tempo, di test e di studio. Non mi piace dire di primo impatto compratelo, è bellissimo, anzi è bellissimo, l'ho detto, però oggettivamente lo è. Mi limiterò quindi ora a fare vari test per quanto riguarda tutte quante queste piattaforme. Il P90 l'ho già apprezzato in queste ultime settimane, motivo per il quale li ho riacquistati. L'SSR4 per me è una novità, l'SSQ22 per me è una novità che mi stuzzica veramente veramente tanto. Guardate quanto sono felice, non so se si riesce
ad apprezzare. Anche questo DOT è molto interessante, potrebbe starci assolutamente bene sia sull'SS Q22 che insomma in realtà su tutti quanti, magari sull'SSR 90 non troppo, però diciamo su queste due piattaforme assolutamente sì. Per questo unboxing è tutto, io spero che vi siate divertiti quantomeno, perlomeno in buona parte. Tutto quanto questo materiale sarà disponibile a sito nelle prossime settimane, ripeto, tempo di testare, verificare la qualità costruttiva di tutto quanto, quali possono essere i possibili bug, i possibili miglioramenti da andare a fare, e ci terremo aggiornati perché andrò a fare delle video recensioni di tutte quante queste piattaforme in maniera singola ed individuale. Bomba ragazzi, ci vediamo al prossimo video, alla prossima.